una pizza deliziosa, l'osticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Faccio io una piccola introduzione. Buonasera a tutti e bentrovati. Volevo ringraziare subito Sebastiano Somma che ha accolto il nostro invito a questa associazione Stabia Amore nonostante i suoi tanti impegni. Volevo ringraziare anche Giuseppe Dobbi, che è stato il tramite tra noi e Sebastiano. Volevo ringraziare tutti i presenti, le altre associazioni che hanno accettato il nostro invito. Volevo ringraziare anche le nostre gradite ospiti, le eccellenze stabiesi, che abbiamo avuto modo di premiare durante la kermesse La Regina delle Acque, tenutasi nella location delle antiche terme di Stabia. Ogni anno la nostra associazione premia il nostro concittadino che ha portato in atto il nome di Castellammare attraverso il suo operato. E oggi siamo lieti di premiare Sebastiano Somma, che è un grande artista dall'indiscusso talento che spazia dal teatro ai fotoromanzi, dal cinema alla televisione. E quindi siamo veramente orgogliosi oggi, Sebastiano, di darti questo premio, ma soprattutto siamo orgogliosi, siamo fieri di darti questo premio, perché tu non hai dimenticato le nostre origini e non hai dimenticato la nostra cara Castellammare. E quindi consentici di dirti che questo piccolo premio è un premio speciale, perché è la stima. Rappresenta la stima e l'affetto, il grande affetto che tutti noi troviamo nei suoi confronti da parte anche di tutti gli stessi. Quindi veramente adesso la parola al Presidente di Guadalupe. Io molto brevemente voglio solamente dire che noi siamo già, diciamo, nella settimana del nostro congresso, perché noi ogni 3 anni come da statuto rinnoviamo gli organismi direttivi, e quindi vogliamo anche abbinare, come diceva Alfonso prima, anche questo premio che da diverso tempo facciamo, un premio che nella verità dal punto di vista maschile è stato caratterizzato diciamo sullo sport, quindi abbiamo premiato Gennaro Iezzo, Salvatore Di Somma, Roberto Fiore, abbiamo premiato Piero Braglia, che è portatore di quest'Abbia in Serie B, e poi Rodolfo Di Volo, che è l'assistente, quindi è un arbitro che è ai massimi livelli in Serie A e di Castellammare di Stabia. Poi abbiamo fatto, come diceva sempre prima nell'introduzione l'ottimo Alfonso Tesoriere dell'associazione, e praticamente abbiamo fatto questa kermesse, perché è una cosa molto bella, grazie agli amici Michele del gruppo Fashion e anche Ciccio, che ci ha dato una grande mano, ha presentato l'evento, questa kermesse alle terme, dove abbiamo abbinato le acque minerali stabilite, la nostra ricchezza, con la ricchezza delle donne, intesa come bellezza, come un concorso, piccolo concorso di vista, ma soprattutto come eccellenza culturale. Quindi abbiamo premiato 6 donne nei vari campi, diciamo nella medicina, nella giurisprudenza, nello sport, nell'imprenditoria, e quindi abbiamo fatto anche 2 premi speciali. Quindi alla fine erano 8 le donne, purtroppo per vari motivi, credo ce ne sia praticamente, c'è l'ottima preside che abbiamo premiato per quanto riguarda la scuola, quindi magari anche lei farebbe piacere che sulla cultura dicesse 2 parole. E quindi noi abbiamo ritenuto, in una votazione democratica, come sempre facciamo per esprimere l'eccellenza che noi riteniamo metta in risalto il suo talento, ma che non diciamo nasconda, o anzi addirittura nel caso di Sebastiano mi pare che viene fuori più volte, emerge la stabilità, cioè emerge il territorio dove viviamo, la nostra città, ma nel caso la nostra associazione Stabia Amore vuole rappresentare l'amore che noi nutriamo per la città, oltre che per la squadra. Quindi questo vuol dire la parola. Poi abbiamo inteso, io quando l'ho fondata insieme ad altri 4 amici, c'era anche quel discorso anglosassone del suffisso more, per dire ci vuole più Stabia, perché forse ce n'è poca, perché noi abbiamo tanta presenza importante. A volte nei mass media si parla di Castellammare per fenomeni diciamo negativi, però noi abbiamo tanto di positivo,
E quindi mi fa piacere che dopo aver parlato dello sport, che comunque con i fratelli a Bagnale, e qui oggi abbiamo anche la figlia di Peppiniello, che è stato un grande del canottaggio italiano, lo è ancora per quanto riguarda le categorie che sta sviluppando, che sta ancora disputando. Ecco, noi vogliamo passare dal discorso sportivo a quello dello spettacolo, dell'arte. Quindi Castellammare ha grande tradizione, e quindi senza andare a scomodare quelli che sono stati i personaggi del passato, però giustamente l'associazione, la votazione, ha deciso di premiare Sebastiano Summa. Quindi io penso che è un premio meritato, a parte per non è che possiamo, diciamo, stare qui a indicare tutto quello che ha fatto, a raccontare tutto quello che ha fatto. La carriera è molto molto, diciamo, importante, ampia e molto anche ben articolata e generosa. Però quello che ci interessa è che lui ha sempre portato avanti il nome di Castellammare, lo ha sempre detto nelle varie interviste, dove ha avuto modo di essere presente, ma anche quando poi, io ricordo, per esempio abbiamo insieme ad altre associazioni organizzato una raccolta di beneficenza per le sfortunate popolazioni del centro Italia, la Matriciana, lui non si è mai sottratto a una presenza. Quindi per questo motivo riteniamo che meriti questo nostro riconoscimento, che poi magari andremo anche a leggere, ovviamente, se per quanto riguarda quello che abbiamo scritto, una piccola frase nella targa la possiamo già consegnare. Sì, abbiamo scritto: eccellente Sabbiese, che ha saputo valorizzare la nostra Castellammare attraverso il suo talento e le numerose espressioni artistiche, con grande stima, la prova sotto Alfonso, perché, ma io aggiungerei anche ammirazione per tutto quello che, insomma, hai fatto e che devi continuare a fare, perché ovviamente la carriera deve andare ancora tanto avanti. Quindi prima di sentire, diciamo, Sebastiano, io ci tenevo anche a come rappresentanza delle eccellenze invece da noi premiati il 15 ottobre scorso alle Diche Terme, sentire la nostra preside Torrizzo. Altre eccellenze statistiche. No, a me ha fatto molto piacere ritornare qui in vista d'amore, perché poi, come dice la parola stessa, cioè appunto, sono tutti stabiesi che mettono tanto amore soprattutto in quello che fanno, ognuno per sé, per le proprie professioni, per il proprio operato, cerca di impegnarsi per il bene della città e di Castellammare, per essere un po' di esempio anche agli altri stabiesi che, nonostante le crisi diverse e varie che possiamo avere, devono comprendere, soprattutto le nuove generazioni, che con la costanza e l'impegno ce la si può fare. Io sono stata pregata qualche tempo fa come eccellenza nel campo della pedagogia, ne sono fiera, orgogliosa, mi ha commosso molto e mi commuove molto incontrare un'altra eccellenza stabilese nel mondo dello spettacolo come Sebastiano Somma, che effettivamente è un altro esempio di ragazzi reali che hanno lavorato sodo, perché so che ha lavorato sodo e che ha sempre tenuto fede al suo impegno come stabiese e come uomo di spettacolo. Quindi questo mi ha fatto piacere molto incontrarla oggi e mi emoziona. Stabiese. Ah, foto vicino, già fra per fuori. Sì. Di qua non so chi volete. Perfetto, guardate un attimo al centro per favore. Ok, grazie. Allora, intanto Beppe Dolby, che hai citato poco fa, spero che ci raggiunga a momenti, perché posso un attimo. Perché sì, ha accompagnato il papà in ospedale a fare un check, un controllo al press mega. Sono stato io, insomma, che con i contatti mi ha avvisato poco fa. Infatti, magari comunque ci raggiunge da un momento all'altro. Ha detto questo, ovviamente, sai, all'inizio quando mi ha chiamato mio nipote c'era chiaramente l'interesse era immediato, però c'era soltanto da cercare di far coincidere un po' di cose, perché purtroppo, per fortuna, come dire, per una serie di motivi, comunque la mia vita si svolge più verso a Roma, che vivo lì con la mia famiglia, quindi insomma, devo sempre cercare di combinare le cose. Magari io lo spettacolo qua al piano di Sorrento, lo siamo riusciti a combinare, stasera un appuntamento a Pozzuoli e un altro a Roma in serata, per cui per quello purtroppo mi sto sempre un po' con i minuti. Però detto questo, non è che sono preso un'erza. Ho un'attività in questo periodo un pochino più complessa, quindi ci sono anche dei periodi di maggiore tranquillità, le cose si possono fare con maggiore tranquillità. Questo è un periodo abbastanza interessante, anche perché
sto seguendo delle cose lavorative, non solo, ma sono anche l'uscita di un film, ad esempio, una sera che uscirà adesso il 18 maggio, un film ambientato molto tra l'Italia, Roma, Napoli, soprattutto la Polonia. Io faccio una partecipazione a una cosa curiosa, un film molto curioso di Bruno Colella che si chiama My Italy, esce il 18 maggio, probabilmente lo porteranno anche qua a Castellammare, adesso vediamo che è super cinema. Cioè. Davvero però mi diverto per la prima volta a fare un cameo molto particolare. Non possiamo sapere di più. Particolare perché comunque è una commedia surreale. È la storia di quattro artisti di pop art internazionale e il loro viaggio in Italia. Durante questo loro viaggiare in Italia incontrano una serie di personaggi molto surreali. Come c'è tra i protagonisti Nino Frassica, Lina Sastri, Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Piera degli Esposti, Eugenio Bennato, Edoardo Bennato, Don Esposito, Enzo Gragnaniero, insomma, una serie di e io per la prima volta vesto il ruolo di un omosessuale. Una piccola. Sarebbe la vacca sulla spalla di. Molto poetico, così mi sono molto divertito a fare. Quindi in queste ore siamo un po' in promozione con questo film e ci sarà il 15 a Napoli una serata evento. Vabbè, questo per coinvolgere un attimo il mondo delle mie attività lavorative. Però insomma, quando mi ha detto l'associazione, sai, poi ho visto un po' di formazione, ovviamente mi sono informato, anche se ci conoscevamo già in qualche modo, ci eravamo incrociati, no? Una partita di calcio anche, sì. No? Avete partecipato, sì, come associazione? Voi, no? Dove ci sono impegni anche di. Era beneficenza, non c'era una partita almeno sì. Fu una partita con gli attori tempo sì, fa. C'eravamo magari eravate come sì. Una rappresentanza, sì, sì, forse sì, è possibile, sì. Vero? Ma soprattutto ci sono incontrati anche la matrice, non so, alle terme. Quello prima lo ricordavo perfettamente. E quindi dice, vabbè, insomma, io sono sempre contento quando c'è sviluppo, non quando mi assegnano un premio, quando c'è uno sviluppo, quando c'è un'idea di associazione, un'idea di gruppo cerca di fare il bene della città. Se poi questo diventa un momento conviviale, poter confrontarsi anche su temi importanti che stanno a cuore a tutti, quindi il benessere della nostra città, il fatto che poi venga riconosciuto qualcosa anche al personaggio che si espone, che sfrutta la propria popolarità o comunque la possibilità di parlare della città nei canali televisivi, questo si fa, si deve fare, è giusto farlo, anche perché comunque io sono uno di quelli che l'infanzia l'ha passata qui, conosco la storia di questa città, conosco le potenziali enormi di questa città e quindi è bello che ci siano associazioni che possano portare, divulgare, promuovere, sostenere, anche perché no, e anche premiare le persone che si danno da fare per il bene comune. Quindi di questo vi ringrazio, ma ringrazio soprattutto voi che portate avanti in maniera esemplare un lavoro costante da volontari, dove non c'è sicuramente, no? Non c'è discorso né economico, né di guadagni, né di altro, ma effettivamente per l'amore, il gruppo, la condivisione e quant'altro. Il mio sogno nel cassetto è quello sempre di smuovere le zone quelle più popolari della città. Andare nei quartieri del centro storico, riconoscere, perché no, cercare di portare anche, assegnare dei premi anche a delle persone che si distinguono in quelle zone, che si fanno promotori del bene in quelle aree. Quindi qualora voi magari state pensando in futuro anche cose diverse, e lì sicuramente verrò anche per accompagnarvi come testimonia di queste cose, perché bisogna smuovere quelle acque, bisogna portare, io come rappresentante dell'arte, della cultura, il mio sogno è quello di, lo dico da sempre, quello di, e prima o poi lo farò, insomma, altro non mi costa niente, da lì mettermi a recitare per strada, perché bisogna partire da lì. Della ricostruzione, no? Dare fiducia alle persone che vivono nelle zone cosiddette più difficili, e poi in realtà c'è una vivibilità, è vero, mescolata e quant'altro, ma c'è una vivibilità e un'energia incredibile in quelle aree. Quindi insomma mi auguro che magari un giorno possiate pensare a un premio alle persone che si sono contraddistinte
in quelle zone, in quelle zone, e io sarò da testimone in questo senso. Intanto però voglio ringraziare per il mio premio, eccellente stabiese che ha saputo valorizzare la nostra Castellammare attraverso il suo talento e le numerose espressioni artistiche, con stima. Sì, io ho avuto la fortuna di essere nato in questa bellissima città, di aver avuto tanti amici e colleghi che mi hanno, uno di questi è Peppe De Rosa, no? Un nostro amico che per fortuna oggi ho visto sta in grandissima forma. Sta in grandissima forma, oggi l'ho visto, ci siamo abbracciati, sta veramente bene, hai visto anche tu, no? Sta molto bene, per fortuna, quindi, ma soprattutto abbiamo un passato storico fatto di grandi eccellenze dell'arte, senza andare troppo in là, ma insomma secondo me un altro punto importante è cercare di tornare a far vivere i luoghi dell'infanzia di queste persone, di Viviani, di Lucello, insomma di queste persone di Lenza, di queste persone che hanno lasciato un segno e che vanno fatte rivivere un pochino. Quindi la fortuna di essere nato in una terra così importante, di aver avuto una famiglia che mi ha dato la possibilità di amare questa terra, perché mia madre, mio padre, la mia famiglia, i miei nipoti, insomma tutti hanno amato e mi hanno trasmesso l'amore per questa terra, per la gente, per il rispetto reciproco. E quindi chiaramente in lontananza vivo, seguo, spesso, ma seguo anche, adesso devo dire ultimamente c'è un giornale che mi manda tutti i giorni un messaggio con la prima pagina, che non so se tu sei giornalista, Metropolis, non c'è niente, però se devo dire che questa cosa che tutti i giorni mi arriva, messaggino su WhatsApp con la prima pagina di Metropolis, mi piace molto perché mi faccio un po' di più, mi spiego un po' di una cosa. Allora inizieremo anche noi. Ne avrà due, allora inizieremo anche noi. Bombardati da. No, però voglio dire, sono iniziative. No, certo. Per legare un po'. Insomma, vedo un po' quello che succede. Fate pure voi, ma una bella notizia, premio, assolutamente positive, assolutamente. Non solo quelle negative, questo dicevo prima, e soprattutto il lavoro che svolgete. Poi le prime parti non sono sempre in sabato abbiamo il congresso, quindi avremo modo di discutere anche con altre associazioni, e quindi avremo modo di continuare a parlare anche magari delle proposte, perché della città, di queste due, diciamo, dicevi giustamente, ma guardare, mi sta molto a cuore partire da queste zone, zone antiche del centro, dare maggiore sostegno a queste persone, dare a loro fiducia e premiarle anche, perché queste persone sono insomma, un incentivo, capito, anche la cultura va, io ho sempre detto anche cosa va espressa in maniera popolare anche nei quartieri, non va che ghettizzato, perché altrimenti il rischio è sempre la cultura, sia sempre uso e consumo solo delle persone, invece no, Philippe Bois, che è un mio collega attore francese, che è stato che in questi giorni tu sei già venuto qualche tempo fa con me a Castellammare, sei tornato ieri e oggi, che sensazioni hai avuto? A me mi dico solo cose positive. spontaneo, dai. Anche una città molto accogliente, penso sono molto simpatiche e sorridenti, molto importante per una città. E poi ho visto, io da quando conosco questa città, sono dal 90 che ci conosciamo, sono amici a tutto tempo, e sono venuto e ho visto molto una progressione positiva, e poi a un certo punto siamo affasciati davanti a questo comunale, come si chiama? La comunale, io spero con questo come ha detto, non so, perché ha bisogno, è una città di molto bene. Magari si può fare anche il bagno, ci sono delle cose, adesso per evitare. Non è che abbiamo anche dei buoni, due cose pure da mangiare, biscotti. È una città da fare vedere non solo in Italia, ma anche nel mondo. Certo, sono francese che assomiglia molto a dei paesini che sono in Francia, la casa della mia. Mi piace molto perché sulla costa. Anche del sud, poi mi piace molto perché è oriente, c'è molta ricchezza. Dove sei tu? Io sono andato a Parigi per venire della Martinica, la parte della Nord. Però c'è mio padre che vive dal sud della Francia, cioè a Montpellier, e assomiglia molto a Castellammare.
io sono molto felice con la situazione di Cipri, la compagna nella casa d'armata, a parte della madre di Sebastiano, perché lo bene, ma anche per vedere persone che trovare la luoghi si sono quindi facendo, e poi anche il mare è molto riposato. Voi vi fate i complimenti, cioè complimenti per il vostro posto. Abbiamo anche gli scavi archeologici. Quello che fate voi è molto importante per la città e per il personale. E poi secondo me con tutta questa porta era anche il lavoro per le persone che stanno cercando. Abbiamo i cantieri, sono la difesa. Mollate, spero che questo signore, il suo bravissimo attore, anche bravissimo essere armato, sarà stato con voi, lo sarà stato secondo me. Bravo, grazie. Bravo. 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 Lucio incontra Lucio incontra no contro Lucio era no ma in un primo momento c'era l'idea da parte dell'autore di chiamarlo Lucio contro Lucio, perché contro non è stato Lucio incontra Lucio. Una pièce musicale, una drammaturgia, io racconto la vita di Dalle e Battisti, il loro viaggio musicale, che lei ha portato poi a incontrare, tutto parte dal fatto che i due sono nati a sole 12 ore di distanza, uno il 4 marzo del 43, l'altro il 5 marzo del 43, due persone che, diverse per ideologie politiche, per una serie di motivi, ma con un unico scopo, quello di essere innovativi, amare la gente, amare il mare, amare la vita. E quindi ero racconto insieme a 9 musicisti che stanno con me in scena, che suonano e cantano come immagini di questo. Ci saranno altre uscite oltre le sorelle? Ma io ogni tanto questo spettacolo l'abbiamo fatto anche a Castellammare, a Salerno, l'abbiamo già fatto. E invece io sto portando in giro uno spettacolo con cui tengo molto, questo anche, ma anche lo sguardo al Ponte di Miller che ho fatto anche qua. Vuoi teatro o no, eh? Magari sì, nel senso che non ci andiamo spesso, però no, c'è insomma, anche... insomma, sono stato diverso, insomma, sguardo al ponte che ho fatto l'anno scorso, pizzicato, eh? No, beh, non ti faccio la scherza. Comunque lo sguardo al ponte è uno spettacolo straordinario, che faccio da un paio d'anni che porterò in giro anche il prossimo anno. Parla dell'immigrazione italiana in America negli anni 50. Tempo del ruolo di un siciliano che vive a New York, a Brooklyn, è la zona difficile quando gli italiani appunto erano come i clandestini di oggi, segregati in zone difficili della città, e l'ossessione, la follia che può portare anche lo smarrimento, no? L'idea di essere, di vivere poi ai margini della società. Lo sguardo al ponte era rivolto al titolo di Miller, lo sguardo al di là del ponte, della zona ricca, e quindi il sogno americano, la speranza di arrivare al di là del ponte. Quindi sono temi attualissimi di grande forza. Ho finito a Roma una settimana fa un altro spettacolo, abbiamo raccontato le vicende di Tangentopoli a 25 anni da Mani Pulite, io facevo Di Pietro e Craxi e Augusto Zucchi, e è venuto anche Di Pietro per lo spettacolo, è venuto a Craxi, sono venuti un po' tutti, ci sono tutti, era molto interessante, abbiamo finito proprio la settimana scorsa a Roma. E quindi, anche perché dopo 25 anni che la situazione è migliorata. No, è peggiorata appunto. È peggiorato perché insomma è di riconosciuto. Sì. Però vabbè, allora quindi artisticamente Lucio, questo, quell'altro, lo sguardo, adesso c'ho questo film, c'ho un'altra uscita in autunno di un altro film anche molto carino, divertente, sul mondo favoristico dei bambini, questa è una cosa più leggera. Molto piacevole, siamo io nella Moody, Paolo Vendel e questi tre bambini straordinari, ma insomma una favola molto bella, io anche mi sto divertendo a fare delle cose diverse. Delle cose diverse. Diciamo che sono un momento della mia vita che cerco appunto cose alternative che comunque divertino molto, anche mi stimolano me e mi divertano a farle. Con la consapevolezza che però bisogna portare sempre emozioni alla gente, al pubblico, bisogna sempre suscitare emozioni. L'altro giorno a Foggia ho fatto una cosa con Michele Placido a favore della legalità, ho letto il Gattopardo, una parte ovviamente, insieme a lui, a Mrangiolia, abbiamo fatto una cosa molto bella, perché a San Severo non è successa una cosa molto grave, uno sparato contro la macchina della polizia, no? Quindi abbiamo fatto insomma, questa roba qua, su questa roba qua. Perfetto. Ci sto alla grande prova, cioè mi voglia di mettermi in gioco, di suscitare, sostenere, quindi ecco anche perché il motivo di oggi, insomma per sostenere il vostro lavoro, perché io vengo a prendermi la targa, voi siete qui quotidianamente, quindi sono io che faccio l'applauso a voi per quello che fate.
l'eccellenza femminile che ho premiato l'ottobre scorso alle Terme. Sì. Ciao, piacere. È stato un onore veramente, perché poi io dico sempre, noi siamo le eccellenze giovani, però magari domani non esistiamo più. Invece durare nel tempo costantemente come ovviamente tu fai, quello dimostra la vera eccellenza. Perché significa che il talento in qualche modo uno se ce l'ha dura nel tempo, invece potremmo essere noi delle stelle che oggi brilliamo e domani non ci siamo più. Ovviamente cerchiamo di non esserlo, ci mettiamo tutto l'impegno, è costante. Come sappiamo, speriamo che continuino 10 anni. Assolutamente, loro anche fatto 10 anni. Sì, infatti hanno veramente danno questi premi alla cultura e che insomma e soprattutto sono costanti nel territorio, non a caso si vede la serietà, la professionalità. Grazie, con la quale loro fanno il loro lavoro. Noi siamo espressioni, io nel mio piccolo, tu nel tuo grande. No, e l'importante è che comunque siamo, diciamo, quegli esempi che portiamo il nome della città in Italia in senso positivo, perché non sempre purtroppo è così. Si occupa, oltre ad essere avvocato, si occupa anche della battaglia importante per quanto riguarda questa storia dei femminicidi, che sta facendo tanto, quindi è premiatissima. L'altra volta c'eravamo anche l'ispettrice, pure abbiamo premiato, sì, che pure insomma, vive questa realtà difficile. Però un cortometraggio adesso su piacere. Autore. Io credo molto, perché infatti anche quando uno sportello antiviolenza online è il primo in Italia, insomma, che si occupa questo, quindi tutto il territorio, ma normalmente sensibilizzo innanzitutto appunto attraverso cortometraggi, spot, che sono proprio spot di sensibilizzazione, che hanno una funzione importantissima. Poi agiamo anche nel caso concreto, poi diciamo nei tribunali, nelle scuole facciamo prevenzione, un po' in tutti i contesti. Però la cultura in questo senso è fondamentale. Infatti non a caso, loro lo sanno, ho fatto un convegno proprio al Teatro San Carlo qualche settimana fa, sì, proprio perché è il simbolo per me della cultura, quindi se incidiamo sulla cultura oggi, domani raccoglieremo i frutti giusti e non più queste violenze. Tu non c'eri poco fa, l'ho detto poco. Certamente. Tu non c'eri poco fa, io ho detto che bisogna portare la cultura e il movimento nelle zone quelle più popolari. Assolutamente. Auspicavo un prossimo premio proprio alle persone che vivono e che sostengono i percorsi difficili nelle zone più difficili, perché è da lì che bisogna partire, però con la parola cultura, dal basso, insegnare possibilmente a far parte di un contesto sociale, e quindi la comunicazione, il dialogo, la parola. La cultura serve per questo. Assolutamente, no? Infatti nelle scuole, proprio con la preside, nella sua scuola, e la preside è avanti in questo, e ha voluto formare, abbiamo formato i ragazzi, 400 ragazzi di 17-18 anni, e ho fatto fare poi dei test, io ovviamente nella piena privacy, e i ragazzi sono assetati di conoscere, di essere educati, di non avere più gli esempi e di essere di esempio ovviamente positivo, ma se non lo facciamo noi grandi, che diamo delle linee guida e li portiamo per mano, ovviamente non hanno punti di riferimento e vanno allo stato. Una cosa che è scritta da un bambino che mi ha colpito in maniera incredibile in un incontro in una scuola, si parlava dell'immigrazione, perché sto facendo questo spettacolo, Uno sguardo dal ponte, no? Che parla di immigrazione, immigrazione. Dobbiamo venire a vedertelo. A Roma, a Castellammare sono già Comunque, e questo bambino mi ha detto: io ho dei problemi perché non me li fanno conoscere, non so chi sono. Cioè, loro non sanno chi sono queste persone che vengono da fuori, sanno soltanto, sentono soltanto che è questo, quello che succede, ci tolgono il lavoro, però loro vorrebbero saperne qualcosa di più, la conoscenza, no? Un bambino deve sapere, la conoscenza, i mostri, noi non li conosciamo, e non riconoscono poi il vero male, il vero problema, il vero nemico, che è soprattutto l'ignoranza. Di questo ve lo sanno. Chiedetemi di difendervi dall'ignoranza, ma non dal cattivo modo. Chiedetemi di questo, perché io ritengo che solo con la cultura, l'istruzione possiamo preparare, al di là il problema della violenza di genere, ma anche tanti altri problemi sull'accoglienza, solo dell'immigrato, dell'estraneo, della conoscenza soprattutto, e dirime un sacco di problemi. Quanti siete nell'associazione? Allora, siamo i numeri, siamo per il congresso, siamo arrivati credo a 59.
Dico bene? Siamo sì, più o meno una settantina. Sì, che poi dobbiamo rinnovare per sabato, poi devo fare le votazioni. Però hanno molte persone che li seguono, sì, anche bene. Noi, quindi ognuno di noi rappresenta tanti numeri, quindi se ci dobbiamo muovere, li sosteniamo come in ogni cosa. Sì. Caro Sebastiano, noi, ripeto, 10 anni di associazione, molto attiva, devo dire la verità, è un'associazione composta da persone serie che ognuno ha il proprio ruolo. È veramente un'associazione che io ho fatto poca associazione, ma questa è un'associazione seria. Siamo pronti al congresso che il nostro presidente, il suo direttivo, sta veramente preparando alla grande e su quello che tu dicevi, di fare sempre cose diverse, io mi trovo in pieno perché faccio un po' di attività, anche negli ultimi anni abbiamo fatto, grazie anche all'aiuto di Michele Guida, il nostro padre che ci segue sempre, abbiamo fatto un grande evento alle Terme Stabiane, abbiamo premiato l'eccellenza, consulate, cantanti, insomma è stata abbastanza, io mi sono fatto un po' da presentatore che mi piace così, nella mia semplicità, nel mio hobby faccio anche da presentatore. E appunto questa associazione è una ricchezza e c'è la piena libertà di opinione e tra di loro c'è anche una scrittrice che io presenterei, vieni, Maria Antonia Muccio. Buonasera, signora. Facciamo un bel applauso a Maria Antonia. Scusami, che mi ha colpito molto questo libro che noi oggi ti regaleremo, che noi poi presenteremo, siete tutti invitati, il sabato 13 febbraio. Ma dopo il congresso. E abbiamo scelto quella data perché è centenario anche della Madonna di Fatima. Ecco, perciò, Maria è un libro che parla delle riflessioni pronto per l'uso. Introspezione. Come? Un tipo di introspezione, molto bello. Mi ha colpito. Io voglio leggere adesso quello che è la mia dedica. Grande stima e affetto per Sebastiano, nostro concittadino, per il suo imperterrito impegno nell'approfondire e perfezionare sempre e senza sosta il dono che gli ha donato, che gli ha regalato Madre Natura, utilizzandolo in tutti i modi e in ogni occasione per mettere in luce la nostra amata e maltrattata Castellammare. L'ha aggiunto dopo maltrattata. Il simbolismo del suo percorso lo pone sugli altari dei privilegiati. Con stima, Maria Antonia. Grazie. Lo consigliamo al nostro Sebastiano. Grazie. Vieni, sì, facciamo